giornata di vicinanza e preghiera con i terremotati di Lazio, Marche e Umbria. Così a sorpresa il Papa celebra la festa di San Francesco arrivando poco dopo le 9 da Amatrice, città simbolo del sisma del 24 agosto. Qui il vescovo di Rieti, Pompili, lo accompagna subito nella scuola allestita in un container dove Papa Francesco incontra alunni e insegnanti. I piccoli delle elementari regalano al pontefice i loro ricordi del dramma del sisma, soprattutto disegni, e lui ricambia con il suo affetto di padre. Poi all'esterno, circondato dalla folla, impugna il microfono della polizia e confida che nei primi giorni di tanti dolori, per una tragedia che ha fatto 298 vittime, ha pensato che forse la sua visita sarebbe stata più un ingombro che un aiuto e ha lasciato passare un po' di tempo perché si sistemassero alcune cose come la scuola. Ma dal primo momento, spiega, ho sentito che dovevo venire da voi. Semplicemente per dire che vi sono vicino. Che vi sono vicino, niente di più, vi prego, prego per voi. Vicinanza e preghiera, questa è la mia offerta a voi. E che il Signore vi benedica tutti voi. E la Madonna vi custodisca in questo momento di tristezza e dolore. E di prova. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Se andiamo avanti, sempre c'è un futuro. Ci sono tanti cari che ci hanno lasciato. Sono caduti qui, sotto le macerie. Serviamo la Madonna per loro. Guardare sempre avanti, anzi coraggio di aiutarsi l'uno all'altro. Grazie della forza. Si cammina meglio insieme, da solo non si va. Avanti, grazie. Papa Francesco raggiunge poi a piedi la zona rossa di Amatrice, avvicinandosi agli edifici in rovina e si raccoglie in preghiera. Al vigile del fuoco che lo accompagna dice: «Prego perché voi non dobbiate lavorare, il vostro è un lavoro doloroso. Vi ringrazio per quello che fate». Poi fa una foto con tutti i vigili presenti perché voi siete quelli che salvano la gente. Risalito sulla Golf con targa italiana, il Papa raggiunge la residenza sanitaria assistenziale San Raffaele di Borbona, sempre in provincia di Rieti, che accoglie malati cronici e non autosufficienti. Saluta uno ad uno i 60 ospiti, una trentina dei quali anziani terremotati, e pranza con loro. Poi fa tappa ad Accumoli, dove le autorità e gli sfollati del sisma lo attendono in piazza. Il pontefice prega davanti alla chiesa di San Francesco distrutta dal terremoto, conforta chi ha perso tutto e poi si sposta a Pescara del Tronto, nelle Marche, accolto dal vescovo di Ascoli Piceno d'Ercole, e lungo la strada compie alcune soste per salutare piccoli gruppi di persone. Così raggiunge Arquata del Tronto, dove è accolto dai bambini e insegnanti della scuola provvisoria. Visita la tendopoli, saluta oltre 100 persone presenti e prega con loro. Ti porto nel cuore e so della vostra sofferenza, delle vostre angosce, anche so anche dei vostri morti. Sono con voi e per questo ho voluto oggi essere qui. Adesso preghiamo il Signore perché vi benedica. E preghiamo anche per i vostri cari che sono rimasti. E sono andati in cielo. E coraggio, sempre avanti, sempre avanti. I tempi cambieranno e si potrà andare avanti. Io mi sono vicino, sono con voi. Nell'ultima tappa della sua visita sorpresa nelle zone terremotate, nel pomeriggio, Papa Francesco raggiunge San Pellegrino di Norcia, in Umbria, accolto dall'arcivescovo di Spoleto Norcia Boccardo e dai vigili del fuoco.
prega nella zona rossa davanti alla chiesa di San Pellegrino, fortemente danneggiata, e poi salute ai terremotati. Sono stato vicino a voi e mi sento molto vicino in questo momento di tristezza. Invita a pregare insieme Maria e poi fa rientro a Roma.